la preghiera che io faccio, quella di aiutarci durante l'anno a parlare di questa rassegna che è veramente una cosa minuscola, quasi invisibile, però come tutte le cose invisibili possono ammazzare, insomma. Mi chiamo Amanda Brambilla, sono nata a Milano nel 1925. Arrivo corto da me compiuto, e lo feci in casa di una signora. Io le puntai il coltello alla gola e di quattrini in quantità. Parlami d'amore, mi piace sentir la tua voce. Questa battaglia mi incorona per sempre o mi spodesta all'istante. Io. Mi sembro una ragazza. Signori accademici, c'è! Nel vostro trapassato remoto, qualcosa di simile a un'esperienza scimmiesca, voglio dire, Darwin aveva ragione, eh? E io sono Francesco, ho 25 anni, mi porto male, e vengo da Catania, cioè dalla Sicilia, dall'Italia. Sapete che l'Italia fabbrica bombe. Fa tante! E poi le vende! Buonasera! Quando siete soli, nel mezzo della notte, e vi svegliate in un sudore e in un terrore che vi fotte, quando siete soli, nel mezzo del letto, e vi svegliate come vi avessero picchiato sul zucchetto. Aprite gli occhi da un incubo, quei fiocchi. La scuola. Che palle la scuola! Però io della scuola ho un bel ricordo della scuola elementare, perché avevo una brava maestra, avevo la signora Cartolani. Bonato, d'ora in poi nulla sarà più come prima. Papine in paletta. Prima di fare test di gravidanza. Dopo che fu legato intorno al collo un laccio con un masso, dopo che i loro corpi furono gettati nel lago, dopo che le forti correnti staccarono quei massi e fecero riaffiorare i corpi, dopo che allora i tedeschi presero delle barchette e raggiunsero i corpi con le baionette e li trafissero per far entrare l'acqua e per farli andare a fondo, dopo che, visto che i corpi non andavano a fondo, li trascinarono a riva, dopo che presero dei lanciafiamme e li bruciarono tutti. Dobbiamo sempre vederci una volta ogni 30 anni. Esagerata. Ma la vuoi capire che non ti innamori più? Non ti innamori più! Io, come dire che ci si innamora una volta sola, e a me sei capitata tu, sì, disgrazia. Sì, no, non ti posso accompagnare io, devo andare in tribunale. Neanche tuo padre, è molto stanco, ha guardato un film fino a tardi ieri sera. Una famiglia tranquillissima, così per bene. Lui, seduto in poltrona, s'apprestava a ricevere la sua camomilla della sera, con foglie di ortica e galeo officinato. Avrei preferito servirgli una bella scenata su un piatto d'argento, ma no! Ma ti chiamerò per l'eternità e un giorno. Don! Mistero senza fine. Questa è di stazione dei treni che passano per Roma. Questa è di stazione dei treni che passano per Roma. Non riesci a trovarti un lavoro? Non riesci a trovare... Ni la mia, come a me.
pensare che il sesso sia la migliore colla per una doppia coppia, doppiamente bisex. Nessuno interagì. Aiutatemi, per favore! Senza paranoia. Finalmente sono uscito di casa. Che onore averti qui, non ti fai mai vedere. Dopo giorni, mesi, ho trasportato la mia faccia fuori di casa per socializzare, perché bisogna socializzare. Ed eccomi seduti in un locale, uniamo due tavoli, perché siamo in tanti, però siamo lontani. Allora togliamo un tavolo, così siamo più uniti, più vicini, ma c'è sempre la musica. Dai, andiamo in quel locale dove c'è la musica. Dai, andiamo in quel ristorante dove c'è la musica. Facciamo uno spettacolo sui soldati morti per un anno impoverito, geniale! Non se n'è mai occupato nessuno, no! Come ti chiami? Pomo d'Adamo. Eva! Porca Eva! Io sono Azzurra Bitossi Pallavicini, fondatrice e presidentessa dell'AVV, ossia Associazione Volontari Volonterosi. Noi arriviamo, salviamo tutti e poi via dal pulmino! Per quanto tempo ancora andremo avanti così? Allora? Allora cosa? Per quanto tempo ancora andremo avanti così? Non lo so! Il 7 gennaio 2010 degli sconosciuti sparano con dei colpi di fucile contro due ragazzi africani. Il giorno dopo, più di 2000 africani vanno per le strade di Rosarno e sfasciano tutto quello che trovano. Pom 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 pom, Garibaldi fu ferito. L'Italia era fatta e, come disse D'Azeglio, adesso bisogna fare gli italiani. Andare in chiesa, accendere un cielo a Dio e crederci con tutto il cuore. On che piange, caval che suda, impostor come Giuda. Da coma cantà! Il primo corto da me compiuto. A me passava bene, e mi... Sappiamo che il cervello, questo organo dall'aspetto quasi trascurabile, è il corpo fisico più complesso che esista, più complicato anche delle galassie, della Terra. Ma allora perché, se penso alla vita eterna, mi viene da star male? Io credo che il cambiamento determinante di questo secolo è che l'uomo abbia raggiunto la concreta possibilità di decidere se autodistruggersi o migliorare. Quindi io domani la chiamo. Sì, la chiamo. Tardi. Tra mezzanotte e le 4 di notte. Sì, lei si sveglia vicino al telefono. Sì, io farò solo uno spillo. Sai, dopo il primo spillo io sarò costretta a dare la parte di Marco. No, 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 io non dormirò, non chiuderò occhio. Stia tranquilla, signora Costarelli. Grazie, grazie. Senta, c'è qualcosa che devo tenere presente del personaggio? Lasci a casa la parrucca perché non funziona. Come la parrucca? Sì, e poi... si eserciti con l'accento del sud, mischiato allo spagnolo, poi più veloce. Ancora più veloce! Dai, ci lavoro stanotte, stia tranquilla. Grazie, signora Castelli. Un attimo, il suo numero di telefono è 335-7896-772. Sì, è mio. Grazie. 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 Chiamo uno. Bravo. Grazie. Brava. Ok, grazie. Grazie. No, non si deve imbarazzare. Sono brava. Il talento. È il talento. Okay, grazie. Bravo. L'ho incontrato in sul sagrato della chiesa de San Siro. La faremo Maria Coretti nel momento del martirio.
guardato in fondo agli occhi, con este bon Gesù, cazzo di quel schile l'amore. Ma una sera passeggiando fra vespi la bisun, sono andato a picca la faccia contro la vaga del culù, guardo bene, guardo meglio, della lei con signor Pan, che la dava via con l'IVA 30.000 60.